Madonna, questo video è del 2016? Del Madonna, 2016, 2016. 25 agosto, ma di che stiamo parlando? Poteva andare peggio. Hai ascoltato la medley di Rubino e Zaffiro? No, no, l'ascolto io, quello lì è uno dei video che ascolto io, del Dottor Pez. Io ve lo dico così, Ciao Paco del nessuno è 2016. pronto per questo gioco, tantomeno io. Oh, un messaggio Me per l'avete te. consigliato in molti, anche se l'avevo Smettila. giocato una cosa come 7-8 anni fa. E sono qui a riproporvi un po' lo schifo, visto che tanto, cosa volete che sia? E il gioco in questione non è altro che Pokémon versione. Aspetta, ci sono gli SpongeBob, l'ho notato adesso. C'è lo spugno e la spugna. Oh mio Dio, che bello. Queste sono tipo le hack che faceva tipo in fabbrica Axe Axe Pond, Sponge. Mi sì. immagino lui che sfrutta i suoi bambini nelle sue Tanto ripeto, questa cantine. qua è un alfa 0.5 super buggata, non Questa è si sa l'alfa come. 0. Non doveva esistere. No, ma ti faccio notare una cosa, tra l'altro, che lo sfondo usato per versione spugnosa è lo stesso dello sfondo di Reliquia Gotica. Sì, lo so, si nota. Li riciclava, è bellissima sta cosa. Fantastico. Va bene. Non si butta niente delle hack. Anch'io sono genuinamente curioso di sapere cosa fa Chuck Sponge nella sua vita. Non lo so, ma mi sono accorto che Bisharp anni fa ha commentato il No Your Axe su di lui. Dopo andiamo a guardarlo. L'ha commentato. Dopo andiamo a guardarlo, niente spoiler. No, 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 non ti dico Spugnoso. niente. Ottimo. Protorobo fatto da Axe Sponge, che tra parentesi è lo stesso che ha fatto Reliquia Gotica. Non mi ricordo se la Appunto. versione spugnosa Clicca fosse qui per guardare il stampata primo prima episodio, o ma con quale dopo. fonte me lo stai Ma sì, lo dicendo? stesso. Andiamo a vedere Sì. insieme. Che bello. Buon gioco, eh, Vabbè. Pokémon Ah, è spugnoso. vero! Allora, in questo video, come in qualcun altro di quel periodo, avevamo dovuto censurare le parolacce perché YouTube altrimenti ci inculava tutte le visualizzazioni. E la E allora, monetizzazione. Non siamo abbiamo qui, mai guadagnato Mr. niente, Dottor però. Gigi Inco. Abbiamo guadagnato Ehi, con Axe Twitch, però devo Sponge, essere sono sincero. io, Sì. Patrick. Non è vero Ciao niente. Non mi Patrick, ricordo famoso se Patrick con c'è la qualcosa barba. dall'altra parte. Ma sei finito nel mondo dei Pokémon. Primamente venivo catturato questo. Sono riuscito a catturarlo perché uno stranotizio mi ha dato delle sfere chiamate Pokéball, che servono a catturare i Pokémon. Mi ha anche detto che la gente li considera amici Ci dei sta, ci demoni, sta. talvolta Sì, prezzi della vabbè, il vita, e che molti si famoso equalizzano contro questa idea pluripremiato discorso di nazionale. Birch, che ormai sappiamo a Sono morti, si memoria. dimentica ancora di come Madonna, si che sono fastidio svelati. quella roba. Aspetta, ho un vuoto di memoria, ma tu sei maschio o femmina? Patrick, Beh. che chiede al suo amico SpongeBob se sia maschio o femmina perché si è dimenticato. In Non vi character. capita mai? Ma lì, 5 anni fa ero pure più magro. Che malessere. No, è lagging, mi dissocio. Mi Sei uno dissocio. spugno, io lascerei così proprio. Sei uno spugno con la mia faccia tipo bra. Fratma. Perfetto. Sei uno spugno o una spugna, Sei Paco? uno spugno o sei una spugna? Mangiavo con le codine. Ciao, fra. Spugno, ho capito, come ti chiami? Ora io. Stoppa, stoppa, stoppa. No, lo Allora stavo io. facendo, volevo che si vedesse bene. Io ho ancora in mente Ah. quello sprite demoniaco. Oh E mio ti Dio. faccio. No e ora vi faccio notare. Forse lo dico nel Oh video, non mi mio Dio. ricordo. Sono passati 5 anni. Ma se notate poi il naso si sposta a destra e a sinistra. Ah sì, è vero. Mua, ma bellezza. Con questo throwback assurdo mi è tornato in mente il fatto che mi è ancora sceso al fatto che Paco mi ha battuto Smash. Vabbè. Non so cosa faccia Oddio, così le male quello mani! sprite. O il fatto che lui cammini ma non si muova su e giù, o il naso che si sposti insieme al bottone dei Sì, pantaloni. l'avevi Lo detto. chiamiamo. Ciao, Ah! Malia, dopo. Già! Sei Alp, Ah, giusto? classico. Questo Sì, era il ero giusto famoso per periodo di localizzarla. Alp. Perfetto, allora tu sei No, Alp, Mali, quindi non non mi te li devi devi ricordare. recuperare. E Ora, tra quindi l'altro, vicino a vicino casa a mia, 5 anni fa ero Oddio! molto più chad, ma altrettanto più stupido. Paco? Di cosa? Vanno insieme le due Ricordo. cose? E vivi vicino a casa mia, è vero. Bene, vuoi iniziare? Perché questa cosa non la rendiamo Hai presente quando hai un il brain? Hai presente quando
hai un brain fart. Io credo che questa cosa diventerà un alert da qualche parte. Questa roba diventerà un alert. Potresti dire qualcosa di filosofico, ma dici a me o... E poi cosa? Qualcosa di filosofico. Guarda, se vuoi dopo ti faccio vedere, credo, uno dei migliori video di sempre, ovvero Pokémon Sole e Luna GBA. Beh, c'è anche come morire in tre... No, cosa che era? Come, allora, quel video lì, mi ricordo, ho detto, devo fare un video su Knack, sono scazzatissimo, prendo un gioco a caso e ho scelto giusto. Dopo ci riguardiamo anche quello, mamma, perché secondo me... Andiamo avanti, che qua c'è proprio dell'oro. Secondo me è invecchiato bene questo video. La tua personissima avventura sta per cominciare. Armati di coraggio, tuffati nell'oceano dei Pokémon, dove ti attendono sogni, avventure e tanta amicizia. Vieni a trovarmi a casa. Ho letto il Masseo invece di il Masso. A sbrigafio, quel Masseo, partner ufficiale di Level Up. E viva Bikini Bottom. Esotico, fresco, estivo, Jungle Juice, è vostra? Ok, scusate. Oh. Alp, dove eri? Tra l'altro vorrei far notare questa cosa. Cosa? Guarda i tile, ti prego. Lo so, ci sono tanti errori. Oh mio Dio. Bellissimi. Oh mio Dio. È proprio ex sponge. Gary, virgola, ma tu padre. Com'è possibile? Ti spiego tutto dopo, ora entriamo. Miau. Punto. È palesemente del formaggio. Sai, Alp, Plankton ha spruzzato su tutta Bikini Bottom uno strano gas che inspiegabilmente dà la voce a tutti e a tutto. Sembra una cosa bella, ma in realtà è uno sporco piano che serve a Plankton per chiedere direttamente a un Krabby Patty la sua formula segreta. È wow. Comunque la trama migliore di Spada e Scudo. A parte quello, ma io adesso vado a cercarmi se esista davvero un Pokémon Krabby Patty. O un episodio di SpongeBob con questa trama. Tipo. Più che altro non ha mai fatto un continuo di questa cosa perché è fallito. Non lo sapremo mai. Strano. Ma è orrendo. Lo so, devi fermarlo. Ma prima vai in camera tua. Ti ho comprato un nuovo orologio che è una sciccheria. Non dimenticare di regolarlo. D'accordo. Oddio, sì, intendi i Pokémon... aspetta, come si chiamava? Gary, non ti pare di... Oddio. È quello fatto da Charizard? Oh, sì. Quello super buggato. Sì. Il Pokémon Krabby Patty e Crustle. Foreshadowing? No, quello è il Pokémon Ciccio Gamer, no. Ora si strike al canale, è finito. No, è perché è un paguro. Guarda che tu sei solo la mia lumaca. Mi dissocio. Compagnia. Sì, ma ora che riesco a parare mi sento più responsabile. Bunger. Bah. Alp, vieni qua, fai questo. Guarda, c'è Plankton al DC. Cosa vorrà? Ancora. Roberò la formula del Krabby Patty. Quando lo farò vi renderò tutti schiavi. Ronaldinho. Beh, mi sembra ovvio dover spoilerare il mio piano malvagio al mondo intero. Tutto, sono quello cattivo. È peggio di quello che pensavo. E ora che vuoi fare? Non so, ma ora... Pokémon CMC è qualcosa di ignobile. Non ricordarmelo, ti prego. Squiddy mi ha chiesto se lo vai a trovare più tardi. Squiddy, hai detto? È la prima volta che mi cerca. Wow, chissà cosa guarda. Oh no, una sedia mi blocca il cammino. Il gioco è finito. Come fa a bloccare il cammino una sedia? Ehi, Alp, guarda lì. Una sedia molto pesante. Beh, per una spugna sì. Potresti andarla a prendere? Gli ostacoli invalicabili, le sedie. Peggio di Bishar. La mia domanda non è... Tra l'altro, perché ci sia un Pociena. Pociena è fatto come una campana. Ma come faccia a esserci un Pociena sott'acqua? Squirtle, Totodile. Come un fungo. Certo. Ok, morto. Il fungo lungo. Wow. Tra l'altro, Totodile femmina, Paco. Ma è fantastico. Sì. Corro a farlo vedere a Squiddy. Oh. Oh mio Dio. Oh yes. Gli occhi, l'espressione è... Ho visto notte ora, per questa cosa. Ciò che mi fa ridere è che sei pure impegnato per farlo. È ovviamente tutto storto in tutto questo. Sì, ha un pixel più largo, non lo so, è nato male. È nato vabbè, male. Dai. Ma cioè, tutto dai, il Pokémon mascellone è vero, Slayer Chad Supremo delle ossa facciali perfette. 100-100.
Guarda Squiddy, ti piace questo? È un Pokémon. Totodalgica Chad. A me non me ne frega. A me non me ne frega niente. Pensavo che ti avrebbe fatto felice. A me non me ne frega proprio un cazzo. Un congiuntivo giusto? Bel lavoro, ragazzo. Prepariamoci a vederne 40 sbagliati. E vai a cercare quell'altra spugna che si trova più a nord. Agli ordini, Squiddino. Aspetta, mi ha detto il padrone della borsa che quel Pokémon era destinato a te, quindi puoi prenderlo. Che casualmente coincidenza. E allora che ci facciamo? Ma la cosa di fare hack su cartoni tipo giallo Saiyan e questa è una puttana di italiano, sì. Lo fanno anche all'estero. Probabilmente lo fanno anche all'estero. Solo che non è che siamo meno informati, ma sinceramente sono anche che non ricerco. Che belli gli script riciclati, vero? Sono bellissimi gli script riciclati, Paco, che cazzo. Il mio Pokémon è stanchissimo, vorrei usare Dio. Ciccia. Vabbè, come lo. Ha ragione Fuschio. Ok. Nice. Perché sta correndo? Oddio, che cos'è quel divisore orribile? È veramente forte. Ora capisco perché mio padre ha tanta considerazione di te. Vedi, tra l'altro, ricordiamo che Axpong usava assolutamente solo basi in italiano e Zaffiro, okay, per qualche motivo a noi oscuro. King. Rigorosamente in italiano. Perché Pokémon non cerchi Pokémon Amarillo Saiyan? Excuse me? Ho saputo che hai battuto a Boba. Scusa? Boba. E comunque, se devo ammettere il mio peccato, a me Pokémon Rosso Fuoco Distorto piacque. Va bene, non è un problema. Non è un problema. In realtà l'idea della... Dopo ci riguardiamo anche quel video, ma lo dissi già ai tempi, non è il problema del fare quella roba. Non esiste comunque. Mi hai mentito. Madonna, il mio personaggio preferito di SpongeBob, vera. Confermo. Paco, non spaccare la tastiera. Andiamo a fermare Plankton, tanto cosa volete che sia. Lo spiaccichi. Ah, hai vinto. Bello questo bordo, ragazzo. Rock bottom. Sì, c'era un Whalmer che faceva... Allora, praticamente, visto che Whalmer non ha un'animazione, tu lo vedi andare letteralmente destra e sinistra, ma lo sprite rimane... slitta, praticamente. Tra l'altro, quello non è nemmeno lo sprite di un Whalmer, ma lo sprite della bambola di Whalmer. Oh mamma, ma è poetico tutto questo. Perché si incazza quando... Ah, è vero che si è rotto qua. Il gioco si è bloccato. No. No, non ho voglia di rifarlo. No. Che schifo la vita. Confermo. Ah.